Un personal trainer, Emanuele Cavarra, a cui do il benvenuto. Ciao Emanuele. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Tu sei un personal trainer, quindi chi meglio di te ci può dare dei consigli su come si può fare per tentare di avere insomma una pancia piatta? Ormai è tardi perché siamo già in primavera, però almeno provarci per l'estate. Ma prima vogliamo scoprirti, quindi quanti anni sono che sei personal trainer, che percorso hai fatto, se hai fatto anche campionati o quant'altro? Allora, io lavoro da 11 anni, faccio il personal trainer, ma tengo a precisare che in primis sono un atleta e faccio gare per la federazione BBF, ho partecipato al campionato italiano nel 2015-2016 raggiungendo appunto un ottimo piazzamento, perché primo classificato mi sembra abbastanza buono. Beh, credo che poi non ci sia nient'altro. quindi sono arrivato prima al campionato italiano e secondo al campionato mondiale 6 mesi dopo, quindi tengo a precisare, ed è molto importante, che chi fa questo lavoro secondo me debba conoscere anche un po' di che cosa stiamo parlando, perché se non sei un atleta in primis credo che tu non possa né insegnare e neanche far capire bene di cosa stiamo parlando. Ma soprattutto che poi lo sport non si limita a quello che si fa nella sala pesi, ma che ci si muove anche fuori, quindi assolutamente, che si fa attività fisica vera. Assolutamente, è importantissimo cercare di capire che per stare bene bisogna comunque volersi bene, e volersi bene vuol dire andare all'aperto, anche fare una corsa e allenarci anche a corpo libero, perché non è la sala pesi, sì, è importante, però comunque per il benessere fisico bisogna tenerci sempre in forma, in allenamento, e soprattutto considerare anche che cosa mangiamo, perché noi in realtà siamo quello che mangiamo e non si può prescindere da questo aspetto, perché poi alla fine se non mangi bene non riesci neanche a raggiungere i risultati. A parte per quanto riguarda il peso, ma poi anche tanti altri problemi che nascono dopo di conseguenza. Assolutamente sì, perché noi tutti cerchiamo di raggiungere una forma perfetta, ma in realtà non è tanto la nostra forma che interessa le persone, ma è sentirsi bene, quindi già un piccolo passo in avanti rispetto alla nostra condizione ti fa stare meglio, ti fa vivere meglio con gli altri. Qualche consiglio che ti senti di dare ai nostri ascoltatori, anche se ormai diciamo che è un po' tardi visto che siamo a primavera? Qualche consiglio per l'estate? Ma diciamo che ricordarsi a primavera è un po' l'abitudine di tutti gli italiani. E sempre all'ultimo. Mi trovo tutti gli anni a dover fare delle magie in 2 mesi, ma la cosa è difficile e forse improponibile, quindi sarebbe il caso di ricordarci un po' prima, anche perché una vita sana, una mente sana in corpo sano sicuramente non può prescindere da alimentazione e allenamento. Ma soprattutto perché poi durante tutto l'anno ti aiuta, cioè lo sport fa bene a prescindere, quindi non è solamente perché l'estate ci dobbiamo mettere in costume e andare al mare. Assolutamente sì, e poi voglio dire a tutti gli ascoltatori che comunque lo sport non ha età, si può iniziare a 20, a 40, a 60, ci sono persone che a 80 anni ancora si allenano, quindi è importante iniziare, quando anzi, non è importante. Anzi, sono quelle più attive in assoluto anche nella vita di tutti i giorni, quindi e poi ti aiuta sì. anche mentalmente ad avere una mentalità aperta o comunque sia sempre attiva, sennò ci impigriamo in generale. Esatto, e soprattutto sto riscontrando negli ultimi anni un aumento importante sotto questo punto di vista, perché tante persone si affacciano a questa realtà e poi non riescono a tornare indietro, perché una volta che fai una vita di un certo tipo, impigrirsi, stare a casa e non respirare anche un'aria diversa rispetto a quella che comunque hai quando sei dentro casa, ti metti sul divano, cioè sono delle abitudini sbagliatissime, bisogna stare all'aperto e fare attività, sentirsi bene, perché il benessere parte da questo. Tu hai sempre fatto sport, quindi? Assolutamente sì, io da quando ho 12 anni, forse 13 anni, ho iniziato a fare sport, e ancora prima facendo il nuoto, e poi mi ha affascinato questo mondo che è appunto la palestra, detto in diciamo in parole spicciole, che poi la palestra è niente, la palestra è tutto, è fuori, è dentro, è sempre. Quindi tu come personal trainer come sei organizzato? Sia a livello di esercizi, quindi addominali e quant'altro, e anche correre fuori insieme a chi segui? Sicuramente sì, un personal trainer che ha comunque una conoscenza trasversale deve essere in grado di fare da preparatore atletico, deve essere in grado di allenare una persona che comunque ha dei problemi, e cioè un personal trainer a tutto tondo è quello che riesce ad abbracciare varie età, insomma.
Quindi se i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici volessero contattarti, sia per adesso, anche se siamo a ridosso dell'estate, ma che poi magari partono dalla primavera e ti tengono a vita, come possono fare? Niente, possono consultare la mia pagina Facebook, Emanuele Pintu Cavarra, oppure contattarmi su Instagram con Pintu1086, che mi trovano sempre a un profilo professionale. Instagram, come ti piace aggiornarlo di solito? Quali foto? Beh, solitamente io metto sempre delle foto dove ci sono degli esercizi, dove tecnicamente spiego degli esercizi e mostro dei video, oppure molto spesso sulla mia pagina posto delle foto del prima e del dopo di alcuni miei clienti, perché è importante vedere come si può creare una body recomp, che è una ricomposizione corporea dove passi da una taglia all'altra, e vederlo è diverso. Certo, perché dice una foto, vabbè, ma può modificarla, però in realtà se non provate non potete, esatto, non potete sapere i risultati che potete ottenere. Io ringrazio Emanuele Cavarra per essere stato qui con noi, grazie. Grazie a voi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Ma semplicemente noi ricordiamoci sempre ad aprile o a maggio, ma proviamo a farlo per tutta la vita. Lo sport fa bene alla salute, grazie Emanuele Cavarra per avercelo ricordato, e soprattutto mi raccomando, contattatelo come personal trainer. Grazie a voi, buona serata.